Io sono socio dal settembre-agosto 96, cioè dopo qualche mese che era nata la cooperativa. Fu la Luigia Migliorati che aveva seguito la nascita della cooperativa La Formica, già con Don Luigi e Agostino Pasquini nell'ambito della Caritas, era impegnato appunto nella Caritas. Mi parlò di questo progetto che era appena nato da qualche mese e mi piacque, insomma, cercavo anche un'attività che lavorativa, insomma, mi piacquero le finalità sociali dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Andai a parlare con Pietro, mi propose appunto il lavoro, ma accettai anche subito l'idea di diventarne socio perché mi piaceva molto l'idea che ad un'attività lavorativa affiancavo la possibilità di fare qualcosa di utile, insomma, di bello per la città, insomma. Lavorando all'interno della cooperativa, essendo socio, sono più coinvolto, sono più coinvolto, mi sento più responsabile e la sento più mia. E quindi per me è un fatto importantissimo essere socio, perché mi sento coinvolto giorno per giorno. Quindi non sono oggi a gestire o a dirigere un lavoro, ma un lavoro che in una minima parte è anche mio. È stato un incontro voluto, cercato, ma soprattutto una crescita insieme alla Formica, perché 7 anni fa la Formica era una realtà più piccola rispetto a quello che è diventato adesso. E credo molto nel discorso di cooperativa sociale, perché comunque dà la possibilità a persone che hanno voglia comunque di rimettersi in gioco nel campo lavorativo e nonostante le difficoltà che si incontrano nel mondo del lavoro, perché soprattutto per una donna che ha una disabilità ma che comunque ha dei numeri da poter spendere nel discorso lavorativo, in cooperativa trova gli spazi per poter trovare gratificazione, comunque per poter trovare i propri spazi. E la Formica per me è stato veramente trovare un ambiente accogliente soprattutto, ma che è disposto ad ascoltare le necessità di una persona affetta da una patologia, ma donna e quindi con delle precise responsabilità che sono quelle della famiglia, dei figli e di tutto quello che fa parte di una vita normale di una donna che lavora. La scelta di diventare socia è proprio un voler dare anche un contributo tangibile alla cooperativa e non soltanto pensare che lavori in cooperativa perché hai uno stipendio a fine mese, ma perché puoi avere la possibilità di portare delle idee, comunque di portare dei consigli, di poter far capire o cercare di inquadrare determinati argomenti particolari, soprattutto per quello che riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate. Io ho scelto di diventare socia della cooperativa La Formica per aiutare le persone svantaggiate a reintegrarsi nella società tramite il lavoro. Quindi, oltre a essere socia, io sono una socia che lavora, quindi una socia lavoratrice, e col suo lavoro aiuta le persone svantaggiate a rientrare, diciamo così, nel mondo del lavoro e quindi a riacquistare una dignità personale tramite il lavoro che le permette poi insomma, di camminare da solo, oppure comunque che lo aiuti anche negli altri ambiti della sua vita, insomma, cioè una questione proprio di credere in se stessi, di essere più sicuri, ecco. La scelta di diventare socio è stata quella intanto di credere nella cooperativa e visto il mio percorso e voler far parte sempre di più, entrare sempre di più all'interno della cooperativa e capire come funziona e quindi questo mi ha portato a chiedere di essere socio. Io penso alla Formica per quello che mi hanno raccontato di quando è nata, che era un piccolo gruppetto di persone che con un paio di mezzi facevano la raccolta differenziata del centro storico, la raccolta del cartone. Pensare a quello che è oggi ci dà anche dell'orgoglio a noi soci perché pensiamo comunque di aver contribuito tutti a questa crescita e che comunque mi fa pensare anche che chi ha gestito fino ad oggi la Formica è stato molto in gamba perché c'è stata una crescita molto
molto forte. Ho fatto questa scelta perché devo andare fino al fondo, perché sto guardando che la formica sta andando avanti per bene, sto lavorando con tutta la mia anima di qua. E la formica mi piace lavorare qua, mi piace molto, perché anche mi sono trovato bene con colleghi, con tutti, anche con il nostro presidente, direttore, tutti. Nel mio paese ho lavorato come ispettore fiscale, sono economista. Oltre il fatto che hai più diritti, ti senti più dentro, hai il modo di esprimerti, anche se quelli che non sono socio, hai il modo di esprimersi, però qui come socio riesci a mettere la tua parte nella guida della cooperativa. Ho fatto in questi 5 anni un passo importante grazie alla cooperativa. Ho fatto un mutuo, avendo quel poco di sicurezza che me lo può dare la cooperativa, ho avuto questa sicurezza e ho fatto un mutuo e mi sono comprato una casa. Però noi abbiamo avuto un'attività commerciale per 21 anni a Rimini e a San Mauro Pascoli, così. Dopo io avevo la sclerosi multipla, l'attività commerciale cominciava gli anni che iniziavano nei supermercati. Allora abbiamo deciso mi tolgo, e loro hanno trovato, diciamo così, un lavoro part-time. Inizialmente era mezza giornata in cooperativa. È una famiglia più grande. Per me è la stessa cosa, sia lavorare proprio, sia lavorare nella cooperativa. Se tu fai bene il tuo lavoro, hai modo di dare lavoro ad altre persone, di inserire altre persone, quindi è anche molto creativo. L'unico posto speciale che può essere, l'unica cooperativa che può essere per una donna è la Formica. Sono venuta qua, ho incontrato Hermes e Pietro, quelle dell'era, mi hanno detto. Sono venuta qua, ho incontrato loro, mi hanno detto, avevo la patente C, mi hanno detto, ah sì, cerchiamolo con la patente C, mi hanno provato un giorno così, come andava la guida, e poi domani mi hanno chiamato, mi hanno detto vieni al lavoro. Ho lavorato con tutto il cuore, mi sono piaciuti, e io sono andata bene per loro, io e loro per me, e mi è piaciuto diventare socia. Io poi ho avuto anche dei problemi di salute, sono stato, diciamo, in dialisi per un anno quasi, e non pensavo mai di poter ritornare a lavorare ed essere così efficiente, e la cooperativa mi ha dato questa possibilità, e sono 10 anni, sembra che le cose vadano abbastanza bene, con alti e bassi naturalmente, come da tutti. Normale che sia, più alti che bassi ultimamente, però. Stavo a Napoli, sono venuto qua per trovare un po' di lavoro, ho presentato il curriculum qua e mi hanno accettato. Ho fatto prima la stagione, ho messo tutto l'impegno, sono andato bene, mi hanno assunto indeterminato. Più responsabilità, più affidamento sui cami. Di svolgere il lavoro quanto più bene possibile. Con la cooperativa ho iniziato a lavorare nel maggio 2007. Per la Formica ho scelto di lavorare per un semplice motivo, perché era un lavoro che vedevo il mio paese, vedevo fare, mi piaceva, avevo dei amici che facevano lo stesso lavoro, che mi piaceva. Però non ho mai avuto fortuna di lavorare e di fare quel lavoro lì. Per questo ho scelto di lavorare lì, anche che io lavoravo in altri posti qui in Italia, guardavo sempre quelle che facevano raccolte differenziate, dicevo sempre che questo lavoro mi piace. Diventato socio, allora mi hanno parlato di tante cose, di vantaggi e l'importanza di un socio di una cooperativa. Quando mi hanno raccontato tutte queste cose, mi sono diventato. È stata una serie di circostanze che mi hanno portato a conoscere questa cooperativa sociale, delle quali io non ne ho neanche mai sentito parlare. Una persona che conoscevo lavorava all'altra cooperativa, l'Olmo. Io sono venuto a fare la domanda in tutte e due, e la prima che mi ha chiamato è stata la Formica. Hanno avuto piacere di affidarsi a me e io di affidarmi a loro. Io ho deciso di diventare socio anche perché, come diceva la Maria prima,
Io mi sento parte integrante della cooperativa, loro mi hanno aiutato in un momento di difficoltà, io sto molto bene qui, ho sempre lavorato molto volentieri perché loro mi hanno trattato sempre molto bene. In Italia sono arrivata 2000, e però alla Formica lavoro solo da 2007. Mi diverto, diciamo, questo camioncino questo, e così mi piace il lavoro che, non so, di tutti gli altri, diciamo così, avevo passione da piccola. Così mi sono trovata proprio a mio agio. Lavorando già un po' di tempo qui, mi sento proprio di essere dentro come socia, più responsabilità che noi soci. È come la mia, la Formica, proprio sto come a casa. E per quello forse tengo bene il lavoro, mi sento che tutto questo è mio proprio. Pulizie faccio anche, però questo qui non lascio mai perché mi piace da matti lavorare qui. Socio volontario vuol dire molte cose. Prima ti impegni consapevolmente che lo fai anche per te, perché io ritengo il lavoro una componente fondamentale dell'uomo e quindi anche se sono andata in pensione io desideravo fare lavoro, continuare a lavorare. Poi farlo come socia volontaria voleva dire spendere un po' di energie per persone a cui potevo essere utile. E avevo lavorato sempre con l'élite, con i ragazzi del liceo. Qui vedo l'altra metà del cielo, cioè persone in difficoltà. L'incontro perché distribuisco loro, per esempio, il materiale per la sicurezza, oppure l'incontro perché faccio qualche lavoro così d'ufficio, tipo schede, tipo qualche colloquio. Io parlo con loro, fondamentalmente. Cerco di capire se hanno qualche necessità, qualche esigenza e poi magari mi faccio portavoce. Questi ragazzi mi danno intanto la soddisfazione e l'impressione di fare qualcosa di utile, e questo per una persona è molto importante. E continuo a lavorare e questo mi fa sentire quasi più giovane, perché loro sono molto più giovani di me. Ecco. E poi ho l'occasione di confrontarmi con un altro mondo, persone che hanno avuto vite difficili, chi è stato in galera, chi è stato vittima della droga, e quindi impari dalle persone, c'è sempre da imparare.